Buonasera, eccomi qui per la seconda parte del video riguardante questa combinata mola da banco barra incisore a penna della Parkside. Se non avete visto la prima parte, vi raccomando di andarvela a vedere. E invece in questa seconda parte andiamo pur restando qui, andiamo a valutare come funziona questo incisore a penna. Questo incisore a penna che non è altro che uno dei tanti concorrenti del Dremel. Okay? Il Dremel è il riferimento, il marchio di riferimento, il marchio che ha stabilito una qualità costruttiva top a cui tutti i concorrenti cercano di approcciarsi, cercando di appunto fare altrettanto o almeno il meglio possibile. Ora, è chiaro che l'impugnatura di questo è molto più ergonomica rispetto all'impugnatura di un Dremel o comunque di una macchinetta concorrente. C'è da dire però che, per esempio, il Dremel ha la possibilità di avere questo accessorio, quindi la macchina con il motore del Dremel, in questo caso parliamo del Dremel, si appende sull'apposito gancio, viene attaccato questo e ci si lavora ugualmente. Detto questo, io qua ho questa scatolotta con una discreta selezione di accessori, di consumabili. Abbiamo queste spazzoline in plastica che non so esattamente a cosa possono servire. Abbiamo un po' di fresette qua che possono essere, anzi sono per ferro, per vetro. Questi rosa non fanno proprio parte assolutamente del mobile, quindi io non saprei, su certi di questi accessori non saprei cosa dirvi. Idem questo. Abbiamo il, vedete qui, che sono un po' scomodi da prendere, comunque, l'asse a cui poter avvitare questi tamponcini in feltro per lucidare. Ne abbiamo un altro a cui avvitare i dischetti da taglio. Ne abbiamo un altro ancora, anzi altri due, uno dei quali è questo e l'altro è questo, a cui mettere le due misure di rullini abrasivi. Ok, poi ci sono questi di pietra arancione che io, ecco, diciamo che non essendo una cosa che riguarda molto il falegname, per questa volta mi vedete un po' generico e diciamo che sto scoprendo insieme a voi questi accessori. E anche perché poi diciamoci la verità, non è che mi entusiasma questo attrezzo. Tra gli attrezzi che sono passati qui nel canale abbiamo visto la fresatrice Maffel LO65, che quella sì, mi entusiasmava. Abbiamo visto il seghetto Fein Aste, che quello sì, mi entusiasmava. Abbiamo visto delle attrezzature di Maffel, di Festool, di Fein e di quant'altro che sicuramente mi prendevano di più di questo, ma non perché è Parkside, è perché è un po' distante da quello che è il mio mestiere. E comunque, di tutti questi, cosa ho provato? Ho provato questa, a levigare un po' su certi parti, cioè dettagli ovviamente, in legno, e devo dire che funziona. Ho provato questa, che è una fresetta per incidere. Io ho provato, cioè non l'ho potuta provare in realtà, l'ho accesa ma è stortissima. Stortissima, stortissima, non va bene, non posso, non è possibile utilizzarla perché è troppo storta. Ho provato uno di questi dischetti per tagliare una vite di quelle per i pomoli. Avrete presente la vite passante che si mette nelle ante della cucina o di quello che è quella, e l'ho tagliata, comunque l'ho tagliata. E non ho provato questi feltri per lucidare, queste arancione, blu e rosa di questa sorta di macinata, di pietra macinata, di chissà cosa, io non li ho provati perché non ne conosco l'utilizzo. Tanto tempo fa, delle imitazioni, delle, no, imitazioni, delle, delle, dei modelli più grandi rispetto a questo, di questo materiale qua, rosa, ho voluto sperimentare a utilizzarli sul legno, questo è stortissimo anche questo, a utilizzarli sul legno, perché mi sono detto, non li conosco, proviamo, se magari levigano il legno, si intasano subito sul legno, non va bene. Tutti voi lo sapevate già e io l'ho saputo 3 anni fa provandolo. Quindi cosa dire? Qui ci sono accessori che vanno bene, accessori storti, accessori che non vanno bene. No, qui abbiamo una chiave,
per serrare la punta, o la fresa o il dischetto o quello che è sulla nostra penna. La valigettina è pure fatta bene in legno, regolarmente con le due parti avvitate e storte. Sì, dai, va bene. Insomma, dai. Tutti questi accessori li trovate di ricambio nei Brico. Non serve, e probabilmente non avrete bisogno di comprare quelli col marchio top. Potrete anche comprare uno dei infiniti. Delle infinite scelte, delle infinite varietà di set piccoli, medi, grandi che si trovano nei Brico. Ne ho visto uno proprio, ne ho visto, no, uno, ne ho visto alcuni proprio ieri che sono andato al Brico e ce ne sono vari, dal più piccolo, un po' più piccolo di questo, a uno intermedio che era un po' più grande di questo, a uno enorme che aveva il mondo degli accessori dentro e così. Comunque, niente, io adesso proviamo con questo, che è un incisore che dovrebbe andare bene sul legno, sembra quello del dentista. Io lo accendo e mi metterò qui a scrivere qualcosa su questo listone. Qua è la parte che abbiamo sverniciato in una precedente video recensione con qualche levigatrice o chissà cos'altro. Qui è ancora verniciato e proveremo a scrivere. Allora, intanto parto sempre con la velocità bassa. Accendo, e anche questa non è drittissima, e provo a scrivere. Comunque non la vedo dritta, c'è poco da fare. Non mi sembra che gira proprio dritta. Non sono contento di come gira. Ok? Vediamo il risultato. Se si vede. Ho potuto scrivere bene, tranquillamente. Si vede? Vediamo se si vede. Qua, eccolo qui. In qualche angolazione, mettendo la mano davanti, si vede? Ho fatto delle. No, forse così. Sì, dai che si vede, dai che si vede. E vabbè, però non mi piace come balla questa punta. Adesso io stacco la macchina, ok, provo a cambiare punta e ne mettiamo un'altra, perché questa gira realmente storta. Ah, nella confezione avete anche tre pinze differenti a seconda del codolo della pinza che andrete ad utilizzare. Allora, per cambiare l'accessorio si torna indietro con questa parte in plastica. A questo punto potete girare ed estrarre completamente il, chiamiamolo, mandrino. Così, togliere la pinza e togliere anche eventualmente la punta. La pinza, ne mettiamo un'altra. Allora, questa la metto qua. Volevo provare a mettere una che si vedesse bene se è dritta oppure no. Cosa proviamo a mettere? Proviamo a mettere questa con lo spazzolino. Aspetta, quale pinza ci va? Ci va questa? Sì, ci va questa. Quindi torno indietro con questa. Metto qua la pinza. Metto qua quello che io chiamo codolo, che in realtà serve a serrare la pinza attorno attorno al codolo dell'accessorio che andremo a mettere. Stringo un po' a mano, dopodiché, sempre tenendo indietro questa parte di plastica nera, dopodiché stringo con questa chiavetta che hanno messo in dotazione. Bene. E adesso provo a riaccendere, vediamo se è dritta. Ok.
è drittissima, non è, ma forse non è la pinza, è proprio lì, l'intero apparato che non è molto dritto. Comunque, dai, qualcosa ci si può fare. Non si può dire a questo punto che io ne possa essere troppo contento, ma vabbè, adesso la svitiamo da qui. Eccolo qui, questa la lascio su e penso che lo darò a qualcheduno perché io comunque non mi servo. Quindi passiamo alle nostre conclusioni riguardanti questo oggetto. La parte come molla da banco, io gli do la sufficienza. Ho visto che non perde potenza, non accusa troppo il colpo, anche se con lo scalpello premo un po' di più e svolge il suo mestiere senza preoccupazioni. Per quanto riguarda invece la parte di incisore a penna, diciamo che questa vibrazione, questa oscillazione è abbastanza penosa, lascia perplessi e non posso dargli la sufficienza, non gliela posso dare. Si tratta di un problema solo di questo esemplare? Può essere, ma io vi sto giudicando questo esemplare. Se dopo gli altri esemplari che sono usciti in commercio non hanno questo difetto, io no, non lo so. Ecco, quindi, riassumendo, se dovete affilarvi gli scalpelli, questa va già bene, insomma, se non ne avete mille, è comunque una cosa saltuaria, va già bene. Se invece avete un utilizzo un po' più pesante, dovete prendervi una molla da banco seria più grande e se avete l'hobby dell'incisore a penna, di fare il modellismo, l'hobbistica, queste cose qua, le piccole miniature, le casette in legno, le bamboline in legno, queste robe qua, le marionette, e potete passare direttamente per esempio a un Dremel originale e così state a posto. Bene, mi sembra di non avere altro da dire. Ora basta Parkside per 2 mesi e ci rivediamo col prossimo video che molto probabilmente sarà invece una fresa per la fresatrice, una fresa di qualità professionale della Klein, d'accordo? Ci vediamo allora, grazie, ciao, ciao.